Ospitiamo al Villaggio per la Terra Piero Orlando, ambasciatore culturale di Astronautica Italiana, che è qui in una doppia veste al Villaggio, e chiedo a lui di dirci perché è qui adesso. Grazie, buongiorno e grazie al Villaggio per la Terra per l'ospitalità e per questa straordinaria occasione per portare anche la nostra voce. Io sono ospite grazie al sostegno di Accademia Kronos, assieme alla quale con l'ASVIR, che è l'Agenzia di Sviluppo Rurale del Territorio Molise, abbiamo presentato una iniziativa che riguarda i tratturi e la transumanza per uno sviluppo rurale sostenibile, qui proprio alla piazza 9 e 11 dell'agenda obiettivo 2030 dell'ONU. Però sono qui anche nell'altra veste di portavoce o ambasciatore culturale di Astronautica, perché Astronautica è anche partner di quel programma di iniziative e di interventi Terre Rurali d'Europa, in cui si incastra appunto la vicenda della transumanza e dei tratturi, e sono qui oggi per presentare invece l'amico velista, navigatore, esploratore Salvatore Magri, che ci racconterà un'altra iniziativa, un'altra spedizione interessante che sempre noi come Astronautica stiamo patrocinando e promuovendo tra le varie attività di carattere culturale e sociale per lo sviluppo sostenibile. Grazie. Benvenuto Salvatore, per dove alzerai le vele? Beh, intanto ringrazio Piero di avermi coinvolto in questa manifestazione, che peraltro già conoscevo, ho frequentato nei giorni scorsi il Villaggio per la Terra per altri motivi. Dunque, quest'anno noi stiamo navigando in Pacifico, stiamo risalendo dalla Papua occidentale alle Molucche, Filippine fra un giorno o due, e arriveremo fino in Giappone. E da qui abbiamo in mente di ripartire per completare un'impresa cominciata nel 2012. Nel 2012 noi abbiamo attraversato il leggendario passaggio a nord-ovest, prima imbarcazione italiana della storia, quindi in assoluto i primi italiani. E dopo poi anni di navigazione nel Pacifico, adesso appunto raggiungeremo il Giappone, e da lì vorremmo risalire fino alla Kamchatka, stretto di Bering, e affrontare il passaggio a nord-est. In questo modo navigheremo sopra la Siberia, raggiungeremo la Norvegia, che è il punto dal quale nel 2012 siamo partiti, e saremo ancora una volta i primi italiani della storia a completare il periplo del Polo Nord. Un vero navigatore, nella tradizione dei navigatori italiani c'è anche però non solo l'impresa sportiva o storica, ma anche un motivo scientifico alla base. Certamente, abbiamo già chiuso un accordo con Enea per un progetto di esame dell'acqua attraverso le quali navigheremo, alla ricerca di clorofille o materiali organici in genere, per raccogliere dei dati che saranno poi utilizzati per ricalibrare i dati satellitari. E, oltre a questo, stiamo per chiudere degli accordi invece con ISPRA per la ricerca di microplastiche nelle stesse acque dove navigheremo, e altri progetti sempre di natura scientifica con l'Istituto Superiore di Sanità per il confezionamento di un indumento, chiamiamolo così, di una serie di elettrodi che verranno indossati da alcuni uomini dell'equipaggio per il monitoraggio in continua sullo stato di salute, di stress, e anche da lì ottenere un feedback appunto utile all'equipaggio, ma restituire alla scienza una serie di informazioni di cosa succede nel fisico quando una persona è sottoposta a uno stress particolare dovuto all'ambiente ostile piuttosto che intemperanze dell'ambiente, meteo, oppure difficoltà di navigazione, piuttosto che incidenti che durante la navigazione capitano, rottura di uno strumento, un attrezzo. Mi viene da dire, tu sei un navigatore navigato, hai una vasta esperienza di navigazione, noi parliamo del mare molto in questo villaggio, e tu hai nominato dei paesi che hanno avuto grossi problemi, il Giappone, le Filippine, provenienti dal mare purtroppo. Ti chiedo, nella tua esperienza di tanti anni, hai visto cambiare il mare, l'acqua, la vita nel mare, le condizioni di queste popolazioni costiere? Puoi raccontarci qualche tua riflessione su questo punto di vista? Sicuramente. Allora, il termine vedere il cambiamento forse non è il termine adatto, perché
purtroppo noi siamo abituati a vedere, a definire un mare bello quando è verde e si vede il fondale, piuttosto che un mare brutto quando è blu scuro, profondo, così. In realtà dobbiamo imparare che bello non è sicuramente pulito, piuttosto che brutto non è sicuramente sporco, spesso è il contrario. Quindi un cambiamento in termini, diciamo, di inquinamento piuttosto che di azione umana sulle coste, per esempio, è difficile da valutare con la vista. Bisogna prendere in esame dei dati scientifici, quindi bisogna fare della ricerca. Dal punto di vista, io ho navigato parecchio in Artico e lì probabilmente è più evidente il cambiamento climatico, perché quando qui parliamo di contenere le temperature entro una variazione massima di 2 gradi entro il 2030, lì siamo già a 4 gradi, è già cambiata, si è già alzata la temperatura media di 4 gradi, quindi lì i cambiamenti sono più evidenti, soprattutto lungo le coste, perché in qualche modo la costa non è mai ben definita, essendo sovrastata dal ghiaccio, e ogni anno se ne scioglie un po' di più, e quindi è proprio la morfologia del territorio che cambia, e quindi lì è sicuramente evidente. Quindi paradossalmente il cambiamento climatico facilita queste imprese, i passaggi a nord-ovest, a nord-est, però insomma non è un buon indicatore. Non è un buon indicatore per una serie di motivi. Torno un attimo alla facilità di attraversamento, non è proprio così, perché se c'è un ghiaccio che copre al 100% il mare non si passa. Quando comincia a sciogliersi, in realtà il ghiaccio si spacca, forma degli enormi lastroni che possono essere considerati, che ne so, grandi quanto Villa Borghese, piuttosto che più piccoli quanto un condominio, e si muovono lungo le correnti, quindi tu in realtà stai in continua competizione, sei in regata con delle masse di ghiaccio che si spostano, quindi non è vero che diventa più facile. E invece poi una volta sì, raccontavo degli iceberg che anche questi si muovono e hanno anche la cattiva abitudine di rovesciarsi, perché essendo molto profondi rispetto a alla parte esposta, in realtà poi battono contro un fondale più basso, si arenano e si possono capovolgere. E se consideri che un iceberg di 40 metri sotto è 400-500 metri, devi stare ben lontano per non cadere in questo rischio, insomma. Ecco. L'onda che ne consegue. Esatto. Però la domanda... In realtà io volevo capire se anche magari nell'incontro con le popolazioni hai percepito un periodo precedente dove magari era più facile per loro sopravvivere, sì. Invece adesso, insomma... Soprattutto le Filippine, che sono state devastate di recente, ma anche il Giappone con lo tsunami. Piuttosto che con i problemi, diciamo, nucleari che ha avuto, sì. Le popolazioni, in realtà, tranne quelle direttamente colpite, non soffrono questo disagio ancora. Teniamo conto che proprio il sud-est asiatico è il maggior produttore, per esempio, di plastiche, è il maggior rovesciatore, se possiamo usare questo termine, di plastiche nel mare. Quindi credo che la gente debba, insomma, ci debba essere un cambiamento culturale che prima ancora che, diciamo, di seguire quello ambientale. Lì il problema è davvero molto, molto grave. In Artico invece i cambiamenti climatici stanno sicuramente alterando la vita degli Inuit. Gli Inuit ci hanno raccontato una cosa alla quale noi non pensiamo mai. Noi pensiamo che vivere durante l'inverno in Artico sia una cosa impossibile, perché è sempre buio, c'è tanto ghiaccio e tanto freddo. In realtà gli Inuit aspettano il freddo, aspettano l'inverno, aspettano il ghiaccio, perché il ghiaccio per loro significa libertà, libertà di movimento per andare da un'isola all'altra che altrimenti non potrebbero raggiungere, per andare a visitare parenti, amici, per andare a caccia o a pesca, perché appunto il mare per loro rappresenta un ostacolo. Bisogna tenere conto che la prima causa di morte degli Inuit è l'annegamento, perché loro non sanno nuotare, perché non hanno modo di imparare a nuotare, perché non hanno piscine, perché gelerebbero, e in mare è impossibile andarci perché la temperatura, diciamo, media dell'acqua, anche d'estate, supera di poco gli 0 gradi. Quindi... Io ti ringrazio per questa testimonianza. Orlando, ti lascio la...
Sì, il finale e magari ecco un'ultima notazione. Grazie, vorrei soltanto cogliere l'occasione per citare le altre iniziative di carattere culturale, sociale e ambientale che stiamo supportando come Assonautica Italiana, proprio per la promozione anche e la diffusione della cultura marinara nelle scuole, come adesso ci impone, anche se mai ce ne fosse stato bisogno, il nuovo codice della nautica da diporto appena riformato. Però le altre, per esempio, oltre a questa straordinaria affascinante, no? Spedizione, impresa che già è stata impresa e si tratta solo di completare il circolo, in realtà loro già hanno fatto storia e continuano, spero continueranno a farla anche sul profilo scientifico che è utile per tutti noi. Altre sono ad esempio quella del Museo Navigante di cui parlavamo la volta scorsa, che è la rete dei musei del mare e della marineria d'Italia, che grazie alla iniziativa di promozione che è stata condotta dalla Goletta Oloferne della nave di carta, un'iniziativa di vari musei, Genova e Cesenatico, ha portato al Festival del Mare di Sète in Francia il messaggio di questa rete italiana. E l'ultima, che è partita proprio l'altro ieri, domenica 22, all'Arsenale di Venezia, invece una spedizione anche qui italiana di una imbarcazione, un trimarano a vela che sarà condotto e salpato domenica scorsa dall'Arsenale da un velista disabile, Marco Rossato, che circumnavigherà tutta la penisola italiana per arrivare il 22 di settembre a Genova dentro il Salone Nautico. Quindi noi come Assonautica Italiana cerchiamo di supportare in ogni modo possibile tutte queste iniziative che servono per fare quello che state facendo in maniera egregia e straordinaria voi di Villaggio per la Terra, uno sviluppo sostenibile consapevole. Grazie. Grazie a voi e bentornati. Grazie.